Buongiorno, come sapete parliamo poco in coppia, ma ci tenevamo a condividere con voi un accaduto molto spiacevole che ci porta ad essere schifati e indignati. Sono due aggettivi forti, ma sono realmente la sensazione che proviamo. E parliamo del fatto che Nina ancora una volta è stata pubblicata in maniera molto esposta su un Io giornale. responsabile un paio di settimane fa da chi e questa settimana da oggi è stata schiaffata, nonostante la premessa è che sicuramente ci sono cose più gravi in questo momento nel mondo, ma è grave tutto ciò che ti tocca da vicino e questa cosa ci tocca molto da vicino perché abbiamo, dicevo, avevamo deciso di evitare a Nina un'esposizione pubblica. Ma soprattutto avevamo deciso di fare un po' quel cazzo che ci andava di fare, ovvero da madre, da padre, ci sentiamo legittimati a fare un po' quello che secondo noi è Giusto. giusto, idoneo a nostra figlia. Mentre due direttori, Alfonso Signorini per chi e Umberto Brindani per oggi, hanno deciso di rendere pubblica la faccia di nostra figlia, non oscurandola in Anche modo perché adeguato. temo, così te lo dico proprio dal cuore, così se dai chip probabilmente sono malinformati su quello che è giuridicamente corretto e legale e Però cosa no. quello lo Quello poi vedremo in altre vedranno. sedi, però per essere in legge il viso di un minore non è che deve avere due pixelini, non deve essere riconoscibile. Purtroppo Nina in queste foto è. Quindi diciamo che abbiamo iniziato a capire perché tante persone scelgono di pubblicare figli. Siamo stati privati del diritto di poter decidere, o meno, siamo privati del diritto di decidere se pubblicare nostra figlia oppure no. Questa intervista di oggi sono foto rubate, un articolo non concordato, in cui vengono presi virgolettati di altre interviste che riguardano Doc, che riguardano i rapporti con un'altra donna, insomma, un vero e proprio piccolo furto. E niente, quindi abbiamo capito perché tanti personaggi pubblici scelgono di postare i propri figli, forse per evitare che ci sia un accanimento. In questo senso, e quindi vi presentiamo la piccola Nina. Ciao Nina, La Nina saluta. saluta sperando che vi venga voglia di comprare Una una copia copia in in meno meno, di questi quindi giornaletti. mi raccomando, non vi accanite, andare a cercare, veramente è una cosa davvero di pessimo gusto, quindi speriamo davvero che non succeda più. Probabilmente condivideremo con voi un po' di più per evitare che appunto ci sia questo accanimento e ci sia una sorta di lucro su una minore. Ciao. Da tutti e tre, Nina saluta. Ciao. Speriamo davvero possiate capire la nostra rabbia e fare in modo che questo accada sempre meno.